evitato lo sfratto in data odierna, ma si replica il 30 giugno prossimo. I coniugi Tempesta, 48 anni, con figli a carico, nonostante la disabilità, aspettano l'assegnazione di una casa popolare idonea alle loro esigenze da 25 lunghi anni. Dal novembre del 2009 non pagano l'affitto ed il contratto di locazione del loro appartamento in Viale Papa Giovanni 23 è scaduto da tempo. Questa mattina un ufficiale giudiziario è arrivato puntuale alle 10.30 per eseguire lo sfratto. Ha trovato però sulla sua strada una trentina di manifestanti pronti a difendere i diritti dei coniugi Tempesta. Dopo una lunga discussione avvenuta sotto gli occhi di agenti della Digos, di una pattuglia della polizia municipale e di una della polizia, la donna è riuscita ad entrare in casa. Lo so, ma noi oggi non possiamo fare la soluzione di nessuno sfratto. Ma stiamo facendo solo l'esecuzione materiale. Io posso entrare e poter parlare, anche perché ho i titoli necessari per poterlo. Io non so che lei ha i titoli. Unione Inquilini, si dà fatto della società. Sarà pure l'Unione Inquilini. Signora, voglio dire, noi oggi non può, chiedo noi oggi lei non può comunque. Sono d'accordo, però noi oggi non possiamo. Sei d'accordo? No, io lo prendo bene. L'ha trovata però ancora ingombra del mobilio e non ha quindi potuto dare esecuzione allo sfratto. In un primo momento ha concesso una proroga di 30 giorni, poi ulteriormente prolungata al 30 giugno. Questo anche grazie alla presenza di una petizione popolare che ha raccolto le firme di 3.000 cittadini a sostegno dei coniugi Tempesta, presentata in consiglio comunale nel 2008, ma mai presa in considerazione. Questo non lo devo decidere io. Questo voglio dire. Questo praticamente dovrebbero essere gli assistenti sociali a questo punto. Ma non dobbiamo dare la colpa agli assistenti sociali. Perché gli assistenti sociali fanno quello che gli viene comandato. Ma non certamente da me. Chi non si muove è il sindaco, anzi il sindaco Emiliano, che fa solo i comandacci suoi e gli assessori. Al comune, certo. A me le può dire verbalmente, le posso comprendere, le posso essere vicina. Attualmente, signora, agli assistenti sociali e agli assistenti sociali.